siamo nell'ambasciata italiana di Washington, abbiamo appena firmato un accordo importantissimo che potrebbe cambiare la storia dell'accesso umano allo spazio. Come vedete la Virgin Galactic e la Angel, che è un'azienda pugliese di Vito Pertosa, hanno firmato questo accordo molto importante che potrebbe consentire a breve presso l'aeroporto di Grottaglie di iniziare i voli suborbitali. Si tratta del primo aeroporto d'Europa ad avere il decreto come spazioporto, che abiliterebbe questa struttura aeroportuale importantissima, dalla quale già partono tutte le esportazioni pugliesi verso gli Stati Uniti. Voi immaginate che l'aerospazio è il primo settore di esportazione della Puglia verso gli Stati Uniti, quindi è di grandissima importanza. La carlinga dell'aereo più importante della Boeing, il Dreamliner, viene costruita già a Grottaglie ed esiste una combinazione produttiva che favorirebbe i voli suborbitali, in particolare la presenza di una grande università, il Politecnico di Puglia, il Politecnico di Bari, le strutture turistiche che esistono vicino a Grottaglie, la grande capacità industriale della manodopera che si è formata in questi anni in provincia di Taranto, e tutto questo evidentemente può offrire un modello industriale alternativo a quello dell'Ilva e dell'acciaio, e quindi per noi questo accordo ha un'importanza straordinaria. Mi auguro a breve ci possano essere i primi voli turistici nei quali addestrare diciamo così gli aspiranti astronauti europei per questi primi voli, ma soprattutto questi aerei consentirebbero di mettere in orbita i microsatelliti prodotti in Puglia a costi infinitamente inferiori a quelli dei lanciatori tradizionali. Insomma, una giornata di grandissima importanza qui presso l'ambasciata italiana a Washington. Stasera l'evento in cui la Puglia è regione d'onore del NIAF, la grande organizzazione degli italoamericani d'America.